Si è pentito, lo ha scritto, lo ha detto al giudice. Lo aveva già fatto, ma stavolta in aula. Paolo Pietropaolo, accusato di tentato omicidio premeditato, stalking e procurato parto anticipato, ha aggiunto qualcosa in più. Lei mi tradiva, ho perso la testa. Confessa l'uomo che ha dato fuoco alla compagna incinta, lo spiega l'avvocato Gennaro Razzino. Oggi ha voluto sottolineare un aspetto nuovo, cioè ha voluto dire al giudice: io sono pentito, io ho sbagliato, io mi assumo le colpe, non chiedo clemenza. Lui questo ha detto: io non chiedo clemenza perché ho compiuto comunque un gesto brutto, però voglio che anche il giudice valuti la sofferenza che Carla mi ha causato a causa di questo tradimento. Per questo tradimento l'ho durato molti anni. Certo, non è una sofferenza proporzionata rispetto al dolore che io ho recato a Carla, però comunque ho subito anche un danno enorme. Paolo Pietropaolo è l'uomo che lo scorso febbraio ha dato fuoco all'ex compagna Carla Ilenia Caiazzo. Si è svolta l'udienza del processo con rito abbreviato, rinviata al prossimo 23 novembre per le conclusioni, poi la Camera di Consiglio. Carla, con il viso e il corpo devastato dalle fiamme, era incinta all'ottavo mese e fu fatta partorire dai medici al suo arrivo in ospedale. Ieri il suo racconto drammatico a Porta. Diceva che doveva infelicitarmi, che doveva rendermi la vita impossibile, che io dovevo diventare una donna triste e lo sarei stata per tutta la vita. Infatti è riuscito nel suo intento, perché non mi ha ammazzata di fatto, ma lo ha fatto lasciandomi viva. E questa è, secondo me, l'angoscia più forte che una donna, una qualsiasi persona può provare.